ridere, ci farà piangere, sarà con noi così come ha fatto per tanti anni e insieme a noi ci saranno tantissimi amici. E concordo con l'Eto Gasperini, il palco sarà fuori imperiali, non sentiamo le storie, né burocrazie di turno, ci arriva a dire qualche cosa. È una domanda sul report, la querela. Volevo sapere solo quali erano gli elementi. Tutte le persone che mi conoscono non dubitano della mia onestà. Sulla mia onestà non si scherza, e punto. Già che fate le riprese, non va bene. I consulenti legati alla banda della Maiana, l'arresto di Mancini, questi fatti sono reali. Dovrebbero invitarvi nelle conferenze. Perché avete querelato report? Quali sono gli elementi che non vi convincono e comunque sono per voi delle menzogne? Guardi, ci sono moltissimi elementi che rappresentano delle menzogne e delle inesattezze. Quali? Per capire, perché la querela facile dei politici. Noi adesso stiamo completando un documento che presenteremo sul mio blog, in cui ci sarà tutto quanto spiegato e documentato. Inutile perdere tempo adesso con dichiarazioni estemporanee, lì potrete leggere tutto e vedrete. Poi dopodiché sarà il tribunale a stabilire se c'è stata questa diffamazione oppure no. Certamente è grave che quando i comizi elettorali vengono convocati, sono convocati il 26 marzo, una trasmissione televisiva si metta a fare un attacco così generale, perché non si è parlato di solo un tema, di tutti i temi possibili contro la nostra amministrazione. Ed è grave poi scoprire qualche giorno dopo, lo dico con la massima pacatezza, che la conduttrice di questo programma è anche candidata, è stata candidata a un movimento politico, addirittura per la carica del capo dello Stato. Allora ci domandiamo, quel comizio finale che la Gabanelli ha fatto contro i partiti, contro il personale politico, era un comizio innocente o era un lancio alla sua candidatura? Non lo sappiamo. Certamente queste cose non si fanno e non sono corrette. Le porta ha fatto l'inchiesta anche sul centro-sinistra, grazie, però l'ha fatta anche sul centro-sinistra. C'è un piccolo particolare, che l'inchiesta Il Re di Roma, fatta nel 2008, fu trasmessa da Report una settimana dopo la conclusione elettorale. Prima fecero concludere la campagna elettorale, poi dopo che Rutelli aveva perso, il 4 maggio fecero quella trasmissione. Quindi in quel caso rispettarono la campagna elettorale, nel mio caso non l'hanno rispettata. Perché non ha partecipato alla trasmissione? L'ultima, perché non ha partecipato? Perché Report è abituata a utilizzare le interviste come dei pezzoni che vengono messi, confusamente in maniera indefinita dentro la trasmissione, ed è tutto finalizzato non a un diritto di replica, ma a far fare la figura dello scemo all'interlocutore.